Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Hans Show ci ha spedito di nuovo questo bellissimo schermo da 10.25 pollici che andremo a installare sulla nostra macchina. Ma che cosa fa questo display? Va a migliorare gli ADAS della nostra macchina. Praticamente dove le telecamere non arrivano a vedere, lui ci aiuta a fare le manovre di parcheggio. Ma non perdiamo tempo e andiamo a vedere che cosa fa questo display. Mamma mia! All'altezza della faccia noi vedremo questo qui e ci dà tutte le informazioni necessarie, ad esempio in che marcia siamo, l'ora, i gradi, quanta percentuale di batteria e abbiamo la rete per la nostra SIM dati, il wifi, il bluetooth e l'aggiornamento OTA. Ci dice persino le cinture di sicurezza, le diamo le frecce, come funzionano. 1, 2, 4 frecce, luci, ok, fantastico. Chiudiamo il veicolo. Chiudendo il veicolo andiamo a metterlo in marcia. Ci esce la macchinina, ecco qua. Possiamo vedere anche le gomme, quindi la pressione delle gomme. Lui si aggiorna in automatico con il tablettone centrale, non abbiamo bisogno di fare nulla, e ci dà pure l'ondometro, quindi abbiamo 35.710 km percorsi, ragazzi. Lui come display è veramente innovativo perché va a migliorare completamente un sacco di cose. Abbiamo praticamente tutte le applicazioni che ci servono, abbiamo il Play Store, quindi quello che vogliamo fare lo possiamo fare in perfetta tranquillità. La cosa più figa è che io personalmente posso gestire i pannelli solari, basta che vado qui e mi collego alla centrale elettrica di casa mia. Fantastico ragazzi, ci siamo connessi al nostro impianto fotovoltaico. La nostra casa sta consumando 0,39. È tutto dalla nostra macchina, ragazzi. È tutto dalla nostra macchina. Qua ci dice tutto quello che c'è da sapere sulla macchina. Io non sto mettendo la cintura di sicurezza e ce lo dice. Ci sono le luci accese, ci sono le luci automatiche accese e la batteria, la temperatura, quanto chilometrica possiamo percorrere, l'ondometro. Ok, uscendo da qua possiamo anche andare a prendere CarPlay Auto, che è una figata. Adesso si connetterà al sistema e possiamo fare un sacco di cose. Pigiando qui possiamo andare a prendere anche il mirror, quindi possiamo riprodurre dallo schermo al tablettone, che è una cosa veramente fantastica. Dietro qua abbiamo le porte USB, che sono queste qui. Se notate, eccole qua, abbiamo le porte USB e poi abbiamo anche una cassa, tutta qua è una grossa cassa dove lui ci dice, ci può ascoltare anche l'audio delle chiamate. Insomma, è veramente innovativo questo schermo, secondo me vale la spesa, secondo me. Sta facendo una sincronizzazione e possiamo vedere il nostro telefono dalla macchina. Voilà, se dobbiamo cercare qualcosa di speciale possiamo farlo. Possiamo interagire con Next Charge per vedere le colonnine di carica, che è una cosa molto essenziale per capire dove stanno le nostre stazioni più vicine. A 6 minuti, a 5 km di distanza, a 7 minuti la Type 2 e così via. Possiamo interagire col nostro smartphone dal tablettone del volante. E altra cosa più figa che ho riscontrato, usciamo da qua. Siamo così? Bene. Stiamo uscendo da un parcheggio. Mettiamo indietro. Vediamo dalle telecamere qua, tutto libero. Ma poi dobbiamo andare a spostarci leggermente avanti. E voilà, in automatico si fa vedere la telecamera davanti, ragazzi. E voilà. E noi riusciamo a vedere completamente dove sta andando la macchina.
poi si disabilita facendo la retromarcia. Wow ragazzi, vedete? C'ho tutto a disposizione. Ho tutto a disposizione, è una gran figata. Quindi vedete che è tutto automatizzato? Quindi si interfaccia alla macchina tutto il sistema. Ed è una grande cosa, perché noi abbiamo il controllo del parcheggio a 180 gradi davanti e a 280 dietro. Quindi possiamo vedere i laterali, il posteriore e l'anteriore, ragazzi, che è una cosa essenziale. Devo dire che questo display mi ha veramente suscitato curiosità, non pensavo fosse un display del genere, è fatto veramente bene, ma ve lo dico con il cuore, Hans Shaw devo dire che fa veramente componenti di alta gamma. Quindi che dire di tutto ciò? Ma perché mi sono fatto spedire questo prodotto? Guardate qua che cosa ho combinato. Ho urtato un panettone, mamma mia che brutta cosa, guardate che graffiata che ho fatto, una bella raspatina al paraurti. Ma perché questo? Perché io non vedo, perché non ho i sensori, ragazzi, non ho i sensori, quindi non riesco a vedere da questa parte. Ma grazie a lei, che sarebbe posta qua e non si nota nemmeno, questa telecamerina qua mi aiuta un casino nelle manovre di parcheggio, e non lo sto sempre a non ripetere perché lo devo ripetere, aiuta nelle manovre di parcheggio. Quindi che dire, ho fatto un affare? Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Se volete vedere l'installazione del prodotto, arriviamo a 1500 iscritti, cosa essenziale perché mi aiuta a crescere e a tirare fuori contenuti di questo genere. Ragazzi, vi voglio bene e al prossimo video!